Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi vi voglio dare una mano, siccome ho fatto il cattivo questa settimana, ho portato due God Mod e potevo anche evitare ragazzi perché mi avete preso a parolacce tutti quanti. Oggi vi faccio rivedere il metodo per uccidere quelli in God Mod ragazzi, e possiamo ucciderli solo se hanno il Ragdoll attivo. Quindi ragazzi, a questo punto cosa dobbiamo fare? Ci richiediamo il nostro cangiali, e lo comprate da Warstock, non costa tanto ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che l'abbiamo chiamato, ci saliamo sopra. Intanto faremo una piccola simulazione. Il Grix si è comportato male oggi e allora lo castighiamo ragazzi. Si metterà in God Mod e noi gliela togliamo. Quindi come potete vedere, noi vediamo ipoteticamente lo stronzo di turno che va in God Mod, raga, per usarla nella maniera sbagliata. Allora noi che facciamo? Io vi consiglio intanto di diventare CEO e di mettervi in fantasma ragazzi, così non vi vedrà entrare qua dentro. Una volta che siamo entrati qua dentro dovremo aspettare che lui arrivi. E come potete vedere ragazzi, una volta che ci siamo incrociati, se noi lo schiacciamo non succede assolutamente nulla. Quindi una volta che siamo diventati CEO ragazzi, siamo anche magari in fantasma come vi ho consigliato, dobbiamo andare su incarichi del boss ragazzi. Una volta che siamo su incarichi del boss, andiamo a cercare cacciatore di teste. Una volta che abbiamo avviato ragazzi questa attività free mod della Sicuro Server, potremo uccidere quelli in God Mod. Infatti come potete vedere adesso io lo schiaccio ragazzi, rimarrà sotto e l'avremo ucciso. Infatti come potete vedere è spawnato in un altro punto della mappa. Quindi cosa dobbiamo fare raga? Semplice, semplicemente investire tutti quelli che sono in God Mod avviando cacciatore di teste. Vi ripeto, questo glitch l'ho già portato sul canale, è già presente, ma questo secondo me era il momento giusto per riportarlo. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video altrove e alla prossima. Sbada bam!